Hallo, benvenuti alla quinta lezione di Lernen via Deutsch. Spero che le prime quattro abbiano suscitato un certo interesse e che continuerà a essere così, e soprattutto che nella scorsa lezione vi siate divertiti, insomma, a viaggiare un po' anche nel mio passato. Allora, il primo esercizio dell'unità 4 vi chiedeva di scrivere delle frasi aiutandosi con la carta geografica, come ad esempio. Quindi, Wien liegt östlich von Linz, Bern liegt südlich von Basel, Basel sarebbe Basilea, Erfurt liegt westlich von Weimar, Erfurt pure una bellissima città, una cattedrale in stile gotico che è fenomenale. Poi Klagenfurt liegt südlich von Wien, e Zürich liegt nordöstlich von Bern. Il secondo esercizio. Ecco. I verbi erano ist, liegt, warst, kommt e kommt. Polen, cioè wo liegt Polen? Polen liegt östlich von Deutschland, perché appunto si chiedeva dove giacesse. Cioè dove si trovasse la Polonia. Qua si chiedeva se anche la Repubblica Ceca fosse a est. Qua si chiedeva un'altra volta. Queste tre risposte si chiedevano una domanda con inversione verbo soggetto, semplicemente. Quindi verbo in prima posizione. Poi l'esercizio 3. Ihr seid, ihr wart. Er ist, er war. Sie ist, sie war. Sie sind, sie waren. Wir sind, wir waren. Es ist, es war. Du bist, du warst. Ich bin, ich war. Ich war. La lezione di oggi si baserà sugli indirizzi, mail, abitazioni, tipi di mobili, l'articolo in caso accusativo, l'aggettivo possessivo nominativo, aggettivi nella frase, accenti nelle parole composte, la consonante CH. In italiano il numero civico va alla fine, dopo la virgola e dopo il nome della strada. Un discorso simile vale per il tedesco. Infatti, per indicare le strade si usa Schillerstraße e poi il numero, senza virgola, dove Strasse è via ed è in posizione critica, cioè praticamente mo ci vuole un nome composto in cui appunto la testa va alla fine della parola, quindi Strasse in questo caso, però il modificatore che appunto specifica il nome della strada, in questo caso il toponimo, Schillerstrasse, la strada di Schiller, insomma, tradotto banalmente in italiano, però gli indirizzi nella lingua italiana, nella lingua inglese, restano invariati, cioè non è che un conto è che uno dica ich komme aus Neapel, ok, ci sta il corrispettivo tedesco di Napoli oppure Roma, un altro conto invece è dire proprio la propria abitazione, non è traducibile. Infatti nelle lettere, quando si invia una lettera, quando si inviava, si invia una lettera, bisogna mettere il nome della strada nel secondo, per esempio, metti il nome della strada, il nome della strada è tedesco, si mette Schillerstrasse, non la via di Schiller, cioè, perché sarebbe proprio un'assurdità. Per esempio, il mittente è italiano, mette il nome della propria via, via Orazio, numero 100, tranquillamente. Vabbè, qui vi ho messo un esempio di email, liebe Barbara, wir haben ein Haus, Englisch. Unser Haus ist sehr alt und hat 5 Zimmer. Oben gibt es einen Balkon. Das Wohnzimmer ist groß, aber ich finde die Küche zu klein. Das Haus hat einen Flur. Er ist lang und dunkel. Wir haben auch einen Garten. Ich finde den Garten sehr schön. Und du, was machen die Kinder? Viele Grüße, Roberta. In queste mail praticamente si. L'argomento principale è la casa, cioè la descrizione della casa, delle stanze precisamente, infatti ve le ho messe in verde. Ecco i tipi di abitazioni.
Haus è la villa. E vi sono das Einfamilienhaus, la villa unifamiliare. Poi das Reihenhaus, la villetta schiera, di come stanno anche a Londra. E poi das Bauernhaus, il podere, non ricordo come, non ricordo l'accento dove cade, e la fattoria, insomma, la casa di campagna. Poi Wohnung, di Wohnung invece l'appartamento, perché Ung, cioè perché di Wohnung, perché c'è il suffisso Ung che riguarda il femminile. C'è l'Altbau Wohnungen, c'è gli appartamenti siti in un vecchio edificio. Le case, tipo quando uno studente fitta una casa nel centro storico, insomma. Poi c'è das Zimmer Studenten Wohnheim, la stanza di uno studentato. E poi, queste sono le forme principali di appartamento. E poi, per dire abito in città o in campagna, si dice Ich wohne in der Stadt, in città. Oppure auf dem Land in campagna. Per quanto riguarda le Zimmer, stanze, perché appunto Zimmer è neutro, finisce in ER, quindi vuole morfema 0 attuale. Quindi di Küche, la cucina, di Toilette, il bagno di servizio. Poi c'è das Wohnzimmer, il soggiorno, il salotto, perché Wohnen significa abitare, quindi diciamo è la stanza dove si trascorre la maggior parte del tempo. Das Badezimmer, il bagno, la vasca, insomma il bagno grande, come si chiama, come faccio io faccio il distinzione tra bagno grande e bagno piccolo, quindi per me toilette, no, il bagno di servizio, e Badezimmer è proprio il bagno grande, bagno piccolo e bagno grande. Das Arbeitszimmer, lo studio, in questo caso c'è SZ, stanno insieme perché poi vi spiegherò il perché. Si cerca di pronunciarli tutti e due allo stesso modo, però ci vuole la S in questo caso. Poi das Schlafzimmer, stanza da letto, che Schlafen significa dormire. Das Kinderzimmer, la stanza da gioco, la stanzetta, non la cameretta. Allora, per quanto riguarda i mobili, pure ho fatto una distinzione tra maschile e femminile e neutro. E der Balkon, il balcone, come abbiamo visto nella mail di Liebe Barbara. Poi il computer e il PC. Fernseher e la TV, perché Seher è colui che vede, Fern da lontano. Quindi c'è, cioè, la televisione in genere si guarda a una certa distanza, perciò Fernseher. Poi Flure, il corridoio, la hall, Garten, il giardino, come Garden, Savage Garden, wow, ricordi d'infanzia. Poi Herd, il fornello, Der Schrank, l'armadio, Küchenschrank, la credenza, Sessel, la poltrona, appunto, sempre quel fatto di Der Stuhl, Der Sessel, il discorso di gender, wow. Poi Der Spiegel, lo specchio, ma anche il nome di un famoso quotidiano tedesco. Der Stuhl, la sedia. Der Büro, Stuhl, sedia da ufficio. Vedete, quando c'è la specificazione di un sostantivo, in italiano diciamo ferro da stiro, per esempio, no? Ferro che serve per stirare, cioè da stiro evidenzia, cioè indica lo strumento, la causa. Cioè perché si usa per stirare, la causa è anche lo scopo, sì. Sedia da ufficio, appunto è una sedia che si usa in ufficio. E in tedesco invece si inverte, si fa l'inversione, si mette prima il modificatore, Büro, e poi Stuhl. Vabbè, ma lo vedremo dopo, non c'è problema. Poi Teppich è il tappeto, Tisch tavolo, Schreibtisch appunto scrivania, e tavolo da pranzo Esstisch, perché Essen significa mangiare, Schreib, no? Fatto können Sie das an die Tafel schreiben, anschreiben? Poi, per quanto riguarda i sostantivi a femminile a neutro, vedete sono di meno, di lampe la lampada, di Küchen lampe lampadario, ste lampe, ho dimenticato di specificare, comunque la lampada, quella lì che sta lì in piedi, la lampada verticale, non mi viene in mente la parola esatta, però quella, non la abat-jour, la lampada, quella lì che in genere sta nei saloni, verticale, come in The Sims, che si mettono quelle lampade a forma di coppa, con diciamo, con lo stelo sotto.
Vabbè, stilo, vabbè, l'avete capito, insomma. Poi di spülle il lavello, di fiore la porta, di wash machine la lavatrice. Das Bad il bagno, das Bett il letto, perché appunto finisce con ETT, das Bücher regale la libreria, uno degli elementi preferiti della mia casa, das Fenster la finestra, das Sofa il sofà e das Waschbecken il lavandino, quello lì del bagno, perché il lavello è di spülle. Sempre appunto per il fatto che la cucina è un luogo, un luogo dove in genere la donna che agisce, quindi di spülle femminile, da swash, becken, lavandino, la neutro. Ma sono ipotesi, sto cercando di rendere un po' ironica la lezione, dato che si lavano maschi e femmine, insomma, wash becken ci sta bene al neutro. Poi magari ve le ricordate queste cose. Questi ponti d'asino, queste ipotesi di gender che ogni tanto mi vengono. Allora, in caso accusativo, al maschile abbiamo den. Vi ricordate che alla nominativa era der? Allora, all'accusativo si mette la n al posto della r, niente di grave. E poi al negativo, cioè non ho nessun libro, ich habe, vabbè, buche, vabbè, non ho alcuna sedia, ich habe keinen Stuhl. Che era kein, si mette en. Al femminile, molto più semplice proprio assolutamente, di, sia al nominativo che all'accusativo. Keine, lo stesso. Cioè, ein o keine, questo qua ho messo fra parentesi, cioè ho rinchiuso sia l'articolo indeterminativo che l'articolo, diciamo, la particella negativa. Quindi, poi al neutro rimane das come al nominativo. E cane come al nominativo. Diciamo che l'accusativo cambia solo al maschile per quanto riguarda gli articoli, che per il resto è uguale: di femminile, das neutro, keine, eine femminile, sia nominativo che accusativo, kein nominativo accusativo. Poi al plurale lo stesso discorso: di e cane. Proprio non cambia insomma, ma i maschi creano sempre problemi. Ci sta poco da fare. Scherzo, ovviamente. Allora, adesso tratteremo l'aggettivo possessivo al nominativo. E per quanto riguarda il maschile e il neutro sono uguali, per quanto riguarda il femminile e il plurale sono uguali, via questo doppio accoppiamento. Mein, dein, sein, ihr, sein, unser, euer, ihr. Anche qui c'è il fatto della forma di cortesia, wie sier Name, lo si dice a una persona di alto prestigio, insomma, qual è il suo nome? Singolare, femminile, plurale, meine, deine, seine, ihre, seine, unsere, eure, ire, ire. Vabbè, l'unica cosa un po' più strana è il fatto che euer, vostro, al femminile e al plurale fa oire, quindi si toglie cioè la E invece di stare prima della R ci sta dopo, niente di grave. Poi per quanto riguarda gli aggettivi nella frase, appunto vi faccio questo accenno, in funzione attributiva, cioè come quando l'aggettivo ha come funzione di fare, quando funge da attributo del nome ed è all'interno del sintagma, va declinato, secondo desinenze che in questo momento non ricordo se tratteremo in queste 12 lezioni oppure sarà frutto di altre future video lezioni. In funzione predicativa, cioè quando l'aggettivo funge da predicato della frase, in funzione avverbiale resta invariabile perché diventa parte nominale del predicato. Quindi, come esempio, ich habe eine große Küche, perché Küche è femminile e quindi si mette la E. Oppure la frase di große Küche liegt neben dem Badezimmer, perché appunto fa parte del sintagma nominale. Il sintagma nominale in genere è formato da un sostantivo più l'articolo più eventuali aggettivi declinati. Poi un esempio invece di funzione predicativa e avverbiale dell'aggettivo vi è di Küche ist groß, quindi resta solo proprio senza desinenze, o du läufst schnell, corri veloce, senza suffissi. Ma per quanto riguarda le parole composte, schlaf, vedete, Arbeitszimmer,
ci vuole la S perché ES ed N fungono da morfemi di raccordo fra due o più sostantivi, perché le parole composte non sono solo composte da due parole, ma anche da tre, da quattro. Sì, vabbè, in tedesco vi sfizzerete proprio, perché veramente vi sono parole lunghissime che il cui significato è piccolino, però viene espresso con un parolone così. Infatti, mi è venuto in mente che esame era? Mi sembra tedesco secondo anno, prova scritta. Non ricordo in quale anno, mi sembra il secondo anno di magistrale. Comunque, una prova scritta di tedesco. Io fui. Cioè, le lettrici non apprezzarono la mia capacità di inventiva delle parole composte, infatti mi bocciarono. O mi sono un voto basso, non mi ricordo. In questo momento, mamma mia, sembra una vita fa. Comunque, vi potete sfiziare tranquillamente con anche questo è espressione della creatività della lingua. Ma scherzi a parte, il fatto che in tedesco in un'unica parola ne rientrino tante è come unire vari pezzi di Lego in un unico spazio. Invece in italiano abbiamo, diciamo, tendiamo a usare più parole. Per esempio, ferro da stiro è composto da tre parole, capito? Invece basta mettere un unico blocco grande, vi sono tante tante parole, tipo supercalifragilisticexpialidocious. Vabbè, comunque, per quanto riguarda l'accento va sempre sulla prima parola, ho scritto male, vabbè, va sempre sulla prima parola, perché appunto è il modificatore della testa, ossia fornisce un ulteriore dettaglio al tipo d'oggetto. Quindi Badezimmer appunto è la stanza che serve per lavarsi, quindi Badezimmer. L'articolo del nome composto, però nonostante l'accento cada sulla prima parola, sul modificatore, l'articolo del nome composto si accorda con la testa dello stesso. Quindi, das Badezimmer, das Arbeitszimmer, die Landeskunde, der Küchenschrank. Allora, per quanto riguarda consonante CH, abbiamo la H come Nacht, Acht, Macht. Lasche come nicht, Österreich, König, no? Vabbè, in genere quando c'è la O, se il gruppo consonantico, cioè se il gruppo CH è preceduto da una O, in genere va il fonema con la X, quindi H. Altrimenti, se con la I, per esempio, nicht, che ne so, Österreich, König, ci vuole la sedile francese. Ecco qui gli esercizi. Vi propongo un cruciverba in cui dovete mettere sostantivi inerenti alla casa e con la parola in verticale che unisce tutte e sette le definizioni. Poi nell'esercizio 2 bisogna completare i seguenti paragrafi con l'articolo all'accusativo nel primo caso, l'aggettivo possessivo al nominativo nel secondo caso e nel terzo nomi composti, chiamati anche composita. Per quanto riguarda il terzo esercizio bisogna mettere la parola secondo il gruppo, diciamo, fonemico, sì, si può dire sì, gruppo fonemico, quindi acht oppure, cioè buch si legge come nacht o come nicht, ecco. Il gruppo CH si legge come in acht, come in nicht, e quindi okay, questa è la mail. Lo ricordo sempre perché magari può sfuggire, quindi metto sempre una slide a parte con la mia mail. Poi la prossima lezione tratteremo la poesia, appuntamenti, un sito web per breve annuncio, le parti della giornata, i giorni della settimana, le domande con van, perché appunto van è un'altra de frage che indica il tempo, quindi quando. Preposizioni, verbi separabili al presente, negazione con nicht, preterito del verbo avere, consonanti occlusive, p, b, t, d, k, g, cioè p, b, t, d, k, g, pronunciamoli bene, p, b, t, d, k, g. Cheers!